Buonasera e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con Sport 91 Live, l'analisi della giornata numero 29, la giornata pasquale, il sabato prima di Pasqua. Attenzione anche naturalmente alla giornata numero 30, ma soprattutto al recupero dell'Allianz Stadium tra la Juventus e il Napoli, match che al momento sembra che si giocherà, insomma, una situazione particolarmente delicata in un campionato che è ancora una volta segnato dal coronavirus. Ne parleremo come tutti i martedì in compagnia di Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, ben ritrovato. Possiamo dire che sembra più Sabato 91 Live più che sì, Sport 91 tutto Live. Un po' particolare, giustamente, visto le partite in breve tempo, la ripresa di Pasqua questa sera in nostra contemporanea, c'è anche la Champions, insomma. Il calcio non ci abbandona, questo sicuramente è importante e positivo, però in una situazione complicata, come abbiamo visto, ci sono tutta una serie di problemi che sono legati a questa moltitudine di partite che già prima c'erano e non c'era il Covid. Adesso che c'è anche il Covid, la situazione è un pochino più complicata. Ne parleremo sicuramente, ma prima, come spesso accade qui, lanciamo la nostra grafica con l'analisi appunto della giornata numero 29, che si è aperta con il pronostico sbagliato dal Vassura con Milan-Sampdoria. Era quasi scontata una vittoria, invece grande prestazione degli uomini di Ranieri. Poi alle 15 vittoria importante in chiave Champions dell'Atalanta contro l'Udinese e del Napoli in un rocambolesco 4-3 contro il Crotone, pareggio in extremis del Parma a Benevento e del Sassuolo contro la Roma, finisce X anche Genoa-Fiorentina, vittoria importante del Verona a Cagliari e della Lazio contro lo Spezia, partita tutt'altro che semplice per la squadra della capitale, che l'ha risolta soltanto nel finale. Altro pareggio, uno nel derby tra Torino e Juventus, e infine l'Inter ha dato, a mio avviso, il colpo decisivo per lo scudetto, andando a vincere una partita non semplice contro il Bologna. Rapido sguardo anche alla classifica, come si diceva, più 8 per i nerazzurri, che tra l'altro dovranno giocare domani contro il Sassuolo. Il Milan è a 60, l'Atalanta a 58, poi appaiate al quarto posto Juventus e Napoli, ma per la zona Champions ci sono anche Lazio e Roma nelle zone calde della classifica. Fa soltanto punti il Parma, che pareggia a Benevento con i campani che stanno cercando in tutti i modi di raggiungere quanto prima la quota salvezza. Complicata la situazione del Cagliari e del Torino, sicuramente ancora di più quella del Crotone, che ha provato a ottenere un risultato importante a Napoli, cadendo però sotto i colpi della corazzata di Gattuso. È il momento quello forse più atteso? Non lo sappiamo, di certo non, è quello più, non è quello più scontato, perché ormai avviene ogni settimana la partita della settimana di Alessia Bartirò. Questa settimana ci hanno messo un po' in difficoltà con i pronostici, però qualcosa l'abbiamo previsto, sì, qualcosa l'abbiamo indovinato, quindi ci è andata bene così. Io dico sicuramente Milan-Sampdoria, proprio per il quadro generale sui rossoneri, anche perché lo avevamo detto anche settimana scorsa, questa di testa coda, possiamo dire, della scorsa giornata erano sicuramente imprevedibili. Però mi preoccupa un po' la situazione in casa Milan, con questo Milan che ha rallentato, non ha più lo smalto soprattutto dell'inizio campionato, ma anche di metà campionato, forse perché psicologicamente vede l'Inter in fuga con una gara, come hai detto giustamente tu, ancora da recuperare, quindi forse un po' ha mollato la presa, non ha tutta quella verve ovviamente per inseguire, possiamo certo dir così, anche se la zona Champions alle spalle è più che aperta, nonostante il recupero che ci sarà nella giornata di domani tra Juve e Napoli. Comunque i rossoneri hanno blindato ancora il secondo posto, però assolutamente ci si aspetta ben altro dal Milan. Sicuramente
grandissimi meriti da parte della Samp, che ha giocato praticamente quasi tutto il secondo tempo poi in 10 uomini, quindi anche questa è stata una nota di merito per i blu cerchiati, e con il Milan che ha raggiunto poi il pari soltanto all'ultimo respiro. Preoccupa un po', ripeto, lo stato di forma da parte dei rossoneri, molti hanno puntato il dito anche contro Pioli dicendo che le sue squadre molto spesso nel girone di ritorno subiscono sempre un calo fisico e non solo, anche psicologico, ma credo sia da addurre a una serie di problematiche, anche infortuni, come ho detto, un campionato la cui strada ovviamente in vetta sembra ormai segnata già da un po', quindi ci può assolutamente stare, anche perché possiamo dire ancora una volta, a parte il Napoli che sta facendo molto bene, a parte l'Atalanta, tutte le altre stanno avendo un rendimento abbastanza discontinuo, comunque sono sempre tra vittorie, pareggi, qualche sconfitta anche inaspettata, quindi il ritmo è sicuramente rallentato, anche perché il Covid continua a metterci il suo zampino anche in questa fase. Sì, è una stagione, lo abbiamo detto qui in più di una circostanza, Sport 91 è una situazione complicata, il Covid sta influendo. Giustamente Ale parlava di un rendimento altalenante che stanno avendo le due squadre della capitale. È un momento difficile, a mio avviso è un attimo un po' più in crisi la Roma, perché anche oggi alcuni giocatori si sono allenati da soli, c'è una sfida delicatissima giovedì contro l'Ajax, una squadra che è davvero in forma, è arrivata anche in finale di Europa League nel 2017 quando vinse poi il Manchester United di Mourinho, una partita che la Roma doveva vincere contro il Sassuolo, non è riuscita a vincere. Ci sono dubbi societari, insomma anche qui il futuro di Fonseca è come dire, un grosso punto interrogativo. Tiago Pinto ha contattato, infatti si legge nella stampa di stamattina, con Senzao, l'allenatore del Porto, quindi è una situazione difficile. Tu come la vedi? Chi sta peggio tra le due e se l'obiettivo Champions è ancora raggiungibile? Sì, ancora raggiungibile assolutamente, però credo che la Roma al momento sia splittata al 50% tra l'attuale Europa ancora in gioco, ovviamente, sì. Quindi questa gara molto delicata contro l'Ajax, e quella da rinsaldare, quindi il piazzamento Champions. Non è facile, anche perché il ritmo del campionato in questo momento è veramente incessante, soprattutto per le squadre di bassa classifica, i punti, come diciamo sempre, sono pesanti, quindi nessuna gara è scontata, ancora meno di quelle precedenti. Al momento tutte hanno bisogno di fare punti, quelle di metà classifica giocano, come abbiamo visto, in maniera più spensierata, senza pressioni, quindi possono dire tranquillamente la loro. Chi è in fondo e nei bassi fondi della classifica ovviamente vuole sfruttare i passi falsi delle avversarie, quindi bisogna essere molto molto attenti. A Roma c'è una situazione, ma da sempre negli ultimi anni, sì, molto delicata, una piazza esigente, una piazza caldissima, con i tifosi sempre molto attenti a tutto ciò che succede, con una situazione societaria sempre poco chiara, cioè manca sempre quella progettualità. Credo che Fonseca il prossimo anno non resterà, si cambierà aria, si cambierà panchina, quindi ci sarà molto da fare anche sponda Roma, però io credo che al momento, ancora più della Lazio, che anche lo scorso anno è stata una bellissima sorpresa, soprattutto post-Covid, però credo che al momento la Roma debba capire cosa voglia fare da grande. Quindi se effettivamente dar fastidio all'Inter, alla stessa Atalanta, la Juve è comunque un punto interrogativo, quindi la lasciamo un attimo fuori, però capire davvero se effettivamente vuole fare soltanto da comparsa e quindi lottare costantemente ogni anno per un piazzamento Champions, oppure alzare un po' quell'asticella, avrebbe tutte le carte in regola poi per farlo. Sicuramente è una compagine importante, una squadra con dei giocatori di grande valore. A proposito di diventare grandi e capire che cosa si vuole fare, mi vorrei un attimo focalizzare sull'Atalanta. L'Atalanta che comunque nelle ultime stagioni lotta sempre per un piazzamento Champions, ha ottenuto una vittoria comunque importante contro l'Udinese, 10 punti sono tanti, ne possono diventare 13 se domani l'Inter batte il Sassuolo, lo scudetto c'è ancora una piccola percentuale, e secondo te l'Atalanta deve investire o comunque
può diventare davvero grande arrivando allo scudetto o comunque c'è, come dire, il limite invalicabile della Champions League? Atalanta poi in finale anche di Coppa Italia, quindi sì, è un altro obiettivo che assolutamente ha la sua portata, quindi nulla è precluso. Io sono d'accordo con le parole di Gasperini proprio in un'intervista di qualche settimana fa, che l'Atalanta ormai già sta agendo da grande da qualche stagione, anche in Europa ha sempre detto la sua, persino in Champions contro avversari blasonate, quindi le prove da grande le sta facendo e le ha fatte praticamente tutte. È un progetto particolare rispetto agli altri club, è un progetto con un allenatore che ha trovato in toto al 100% la sua dimensione tra gli orobici, è una sinergia perfetta, la società ha compiuto anche delle scelte importanti quest'anno e bisognerà vedere nel caso volesse proseguire con questa linea di giocatori giovani di talento oppure effettivamente alzare l'asticella. Credo che per quest'anno l'obiettivo sia assolutamente, certo, la Champions. Credo che, ripeto, al momento lo scudetto non dico che sia assegnato, ma poco ci manca, almeno non credo che l'Inter faccia ed abbia così tanti passi falsi, come è giusto che sia, perché poi lo avrebbe meritato questo scudetto. Quindi mi fa anche piacere perché finalmente abbiamo visto anche un campionato diverso, si è rotta un po' questa egemonia, sì, bianconera, quindi ovviamente da amanti del calcio ci fa piacere un po' quella variabile impazzita, un po' quella situazione diversa rispetto al solito e quindi vediamo un po' cosa succederà nelle prossime giornate. Movimento non solo in testa alla classifica, Ale giustamente parlava di quello che è l'obiettivo Champions, che accomuna indubbiamente Juventus e Napoli, che saranno impegnate nella sfida di domani. Ne parleremo nel nostro Focus Campano, dunque ci fermiamo un attimo, piccolo break, torniamo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci rientrati in studio qui a Sport 91 Live in compagnia di Alessia Bartiromo. Ci eravamo lasciati poco prima del break con il capitolo grande, grandissimo, di Juventus-Napoli, una partita che sembra quasi che ogni volta non si debba mai giocare. Sì, pensate, si doveva giocare il 4 di ottobre, siamo arrivati ai primi giorni di aprile dopo il rinvio del 17 di marzo, e a scombussolare ancora di più i piani questa mattina la positività di Federico Bernardeschi, il timore per i calciatori azzurri che sono risultati comunque negativi al tampone. Ma insomma, il famoso calcio Covid che affrontiamo ogni settimana continua a regalare sorprese purtroppo non proprio gradite. Purtroppo sì, parafrasando e scomodando i grandi, direi questa partita non sa da fare, sembra quasi, poiché sì, ogni volta veramente succede la qualunque, questa volta forse più ancora delle precedenti, almeno degli ultimi rinvii.
Il cluster Covid nazionale preoccupa molto, a prescindere dalla Juventus, perché si stanno registrando tante positività, nonostante sia trascorsa comunque una settimana ormai, poiché oggi è martedì, dagli ultimi impegni della nazionale italiana e non solo, quindi anche il Napoli sta continuando a effettuare una raffica di tamponi, soprattutto focalizzati al caso Zielinski, ovviamente ai tre nazionali in forza al Napoli, ma nonostante ciò c'è grandissima preoccupazione, perché davvero ogni giorno si registrano numerosi nuovi casi. Pensavamo che questa situazione Covid stesse comunque abbandonando anche il mondo del calcio, invece c'è stata questa nuova impennata e ovviamente la situazione è ancora molto preoccupante. Sembra che però al momento non ci siano ancora i crismi di un altro rinvio, anche perché effettivamente da ottobre si è slittati ad oggi e si troverebbe veramente grande difficoltà a trovare poi un altro tassello libero per recuperare eventualmente ancora una volta la gara. Quindi per il momento possiamo dire, anche se la situazione potrebbe cambiare ovviamente di ora in ora, però al momento è confermato che si può giocare, quindi che sia tutto abbastanza tranquillo. Gara molto molto importante per quanto riguarda la classifica, e si ritrova un po' come il primo rinvio d'inizio stagione. Il Napoli vi arriva molto bene, galvanizzato, con qualche errore in difesa di troppo, qualche blackout di troppo dovuto anche alle tante defezioni occorse alla rosa di Gattuso, in particolar modo in difesa, e con questo duo di centrali Maximovic-Malonas che proprio insieme non convince assolutamente. E nonostante ciò, ripeto, il Napoli arriva bene a questa gara, a questa trasferta. La Juventus sicuramente è molto di meno per i risultati che non arrivano, un'ennesima deludente prestazione anche nel derby, ma soprattutto non solo per i casi Covid, ma per le tantissime polemiche che ci sono state anche nella scorsa settimana, di feste, festini, provvedimenti disciplinari, la panchina di Pirlo che è veramente scotta ed è caldissima. Sembra si siano un po' invertite le situazioni quando il Napoli ha vissuto un periodo con Gattuso veramente in bilico, adesso invece sembra che all'ombra del Vesuvio ci sia una certa serenità. Tra l'altro, come giustamente dicevi, situazione invertita, sono tanti i colleghi che parlano anche di un possibile esonero di Pirlo in caso di sconfitta contro il Napoli. È una stagione delicata, una stagione che forse non si aspettavano così i dirigenti bianconeri, cioè pensavano che insomma si trattasse di una stagione di transizione, una stagione diversa, ma la problematica concreta è che la Juve rischia seriamente di non riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League, ed è un problema non solo di blasone, ma è un problema soprattutto economico, visti quelli che sono gli stipendi della società bianconera. E dicevi giustamente tu quanto avvenuto la settimana scorsa, insomma, non per riaprire il capitolo del giocatore come modello, ognuno ha la propria versione dei fatti, però sicuramente è stato un gesto che non è piaciuto sicuramente all'ambiente bianconero. Ma proprio su questo ti chiedo l'esclusione nel derby di tre giocatori comunque importanti come Dybala, McKennie e Arthur, anche qui alcuni a favore, alcuni contro. Il tuo pensiero è stato giusto, è stato sbagliato? Insomma, tre giocatori avrebbero sicuramente potuto dare una mano, ma la Juve doveva dare un segnale? Assolutamente sì, proprio in maniera decisa, anche perché la Juve ha da sempre uno stile, un modo di fare ben preciso anche per quanto riguarda il tema disciplinare, quindi è giusto dare un segnale, anche perché sinceramente è stato un episodio troppo grave in questo momento, dove veramente si gioca e non lo si deve assolutamente fare con la salute di tante persone, non solo la propria, quella dei compagni di squadra, degli avversari, dello staff, di qualsiasi persona che gravita intorno al mondo, in questo caso Juve. Quindi assolutamente il discorso che facciamo sempre, sono ragazzi, sono giovani, ma come tantissimi giovani che non hanno la fortuna di fare calciatori e stanno vivendo ormai già da un anno e poco più questo drammatico momento, che capiscono il senso di responsabilità che hanno nei propri confronti, nei confronti dei genitori, nei confronti di una nazione intera, e quindi
hanno e fanno tantissime rinunce, non vedono gli amici, cercano ovviamente di limitare quanto più possibile ogni tipo di rapporto con il mondo esterno, anche al lavoro per chi è più grande. Certo. Quindi ancor di più sei calciatore, devi dare l'esempio, come diciamo spesso, ma soprattutto devi tutelare la tua salute e quella di tutte le persone che ti stanno intorno. Quindi non si scherza assolutamente neanche in questo caso, soprattutto ovviamente se si è sotto ai riflettori, e quindi ogni cosa che si fa ancora assume un peso specifico, certo, ancora più importante ovviamente, perché da casa ti guardano tantissimi ragazzi, come abbiamo già detto la settimana scorsa, un ragazzino potrebbe tranquillamente leggere la notizia e pensare perché lui fa una festa e io devo stare in casa soltanto perché lui è un calciatore. Certo, e quindi da qui ovviamente i ragionamenti possono essere molteplici e non vanno bene. Quindi la Juve ha fatto più che bene, ci voleva un segnale importante, ma ovviamente se fosse capitato in un'altra squadra, stessa identica risposta. Per quanto riguarda tutto il resto, sono convinta che la Juve non si aspettasse assolutamente una stagione del genere, anche perché ha perso la Champions troppo presto. Sì. Non si aspettava assolutamente l'eliminazione da parte del Porto e rischi effettivamente di perdere anche il piazzamento Champions, e sarebbe comunque drammatico in primis per il blasone effettivamente della Juventus stessa, ma anche perché con la squadra che si ritrova, seppur incompleta, ma con Cristiano Ronaldo, con tantissimi giocatori di blasone e di grande esperienza, assolutamente l'obiettivo minimo era rientrare tra le prime quattro, comunque lottare sempre per il vertice che al momento è troppo lontano. Quindi la gara con il Napoli è più che aperta. Non, detto ciò, non voglio far passare assolutamente il messaggio che per il Napoli sia una gara semplice, dal risultato scontato, assolutamente, anche perché la Juve è cinica, la Juve sa come far male all'avversaria e il Napoli sta concedendo un po' troppo in difesa, come dicevamo ultimamente, quindi bisogna assolutamente per il Napoli scendere in campo focalizzati, concentrati con la migliore formazione e soprattutto essere molto compatti nelle retrovie. Questo è importante anche perché, parafrasando le parole di Pirlo, che oggi in conferenza ha annunciato in caso di dubbi la presenza di Szczęsny, ha detto: ha fatto un errore, ma bisogna imparare dagli errori. Certo è, ritornando un attimo alla partita contro il Crotone, il Napoli almeno su due gol dei calabresi paga errori, innanzitutto quello lì di Maximovic e di Junior Messias, paga quasi un momento di blackout, che sono stati momenti difficili contro il Crotone, con tutto il rispetto per la squadra calabrese, ma certamente non al vertice da un punto di vista offensivo. Un rischio del genere contro la Juventus, contro questa Juventus, può essere davvero fatale. Sì, sono assolutamente d'accordo. Merito comunque al Crotone, che ha giocato la sua partita a viso aperto, ha saputo sfruttare gli errori del Napoli, ma come dicevamo prima è la forza della disperazione ovviamente delle squadre, in particolar modo del Crotone, dei bassi fondi della classifica, quindi bisogna essere sempre particolarmente attenti. Però una squadra come il Napoli, che si sta giocando un obiettivo importante con tutto ciò che è successo nei mesi scorsi, dovrebbe aver imparato dai propri errori, ovviamente errori non solo dei singoli ma anche di reparto, quindi c'è da dire anche questo, anche perché parliamo di errori veramente, non so se di distrazione, ma comunque sì, molto molto superficiali, di cose veramente basilari nel calcio, che insegnano davvero alla scuola calcio. Quindi mi viene da pensare che veramente sia un blackout forse di consapevolezza, troppa consapevolezza di aver già acquisito facilmente il risultato. Io però avevo questa sensazione, infatti tra primo e secondo tempo erano tutti abbastanza rilassati, invece avevo scritto a un collega: dipende tutto da come Napoli rientra in campo, approccia la ripresa. Ne possono comunque, il Crotone può segnare tranquillamente altri due gol, ma anche il Napoli, quindi assolutamente. Infatti poi c'è stato, sì, un certo equilibrio tra le mie dichiarazioni, però conoscendo un po' il Napoli e conoscendo anche un po' gli errori degli scorsi mesi e delle ultime settimane, mi aspettavo un approccio un po' troppo morbido nella ripresa. È stato un problema soprattutto per i rischi, perché naturalmente con l'obiettivo Champions League perdere punti contro queste squadre può essere fatale, come diceva giustamente Alessia. Grande prestazione del Crotone, è venuto a Napoli a fare la sua partita, il suo gioco, sono stati sfortunati, ma il Crotone non credo siano quelle le partite
che deve portare a casa, doveva portare a casa ad esempio quella scorsa contro il Bologna, che non è riuscita a ottenere anche lì zero punti per la squadra di Serse Cosmi, che vede sempre più vicino il baratro della retrocessione. Ale, giustamente prima parlavi di scelte societarie della Juventus, chi ha fatto un'altra scelta societaria in ambito Covid con riferimento proprio ai giocatori della nazionale è stato il Sassuolo, che contro la Roma, già detto, i nazionali nonostante il tampone negativo non giocano. Oggi De Zerbi ha confermato che contro l'Inter i nazionali non giocheranno, dunque nel caso della nazionale italiana Locatelli e Ferrari. Ti volevo chiedere un parere su questa scelta, e anche il Napoli per esempio ha deciso di non fare questa scelta perché domani Insigne e Di Lorenzo Meret è in dubbio con Ospina, ma non dovrebbe essere in campo. Secondo te, con un virus che ormai conosciamo ma non troppo, tu come la pensi? Questa è una domanda molto più delicata della precedente. Assolutamente si può comprendere la scelta di De Zerbi, anzi si è anche un po' innervosito alle domande insistenti al riguardo, quasi come se si sentisse sbagliato nel compiere questa scelta. Grande zelo, ma non mi sento di dire che sia una scelta sbagliata, assolutamente, anche perché la prudenza non è mai troppa. Quindi in questi casi assolutamente, se si è sentito di fare così, ben venga, e forse sarebbe stata anche la scelta migliore da parte di tutti coloro che nella propria rosa hanno dei giocatori delle nazionali, in particolar modo della nazionale italiana, anche perché, come dicevo prima, vediamo che c'è una finestra temporale abbastanza ampia, cioè non ci sono stati giorni più vicini all'ultima gara della nazionale con un cluster unico di positivi, ma ormai è come se fossero scade al ritmo di 24-48 ore, quindi davvero può succedere ancora di tutto, ma lo zelo non è mai troppo, quindi sicuramente è stato coraggioso, ma ha compiuto una scelta giusta sicuramente. Anche perché quello che secondo me è sbagliato far passare è che una scelta di prudenza, è una scelta, come dicevi anche tu prima, di salute, possa essere vista come un si sta falsando il campionato, quando in realtà sappiamo che tutte le situazioni legate al coronavirus sono situazioni delicate, sono situazioni in cui anche i calciatori sono comunque, fanno parte di ambienti familiari, vedono persone, stanno attenti, sono super monitorati. Ma come si è visto con il caso della nazionale di cui parlava Alessi, è bastato un errore, una disattenzione forse di un componente dello staff, e sono partiti positivi a raffica in intervalli anche molto lunghi. La settimana scorsa si è iniziato con Verratti, poi Grifo, Cragno e nella giornata di ieri, stamattina Bernardeschi, insomma è una situazione particolarmente delicata. Franci, scusami, certo, se mi inserisco nuovamente, secondo me l'errore sta di base, perché si dovrebbe seguire una regola unica, nel senso un ente supremo, che ora non voglio dire la Lega, non voglio dire l'ASL perché apriamo poi discorsi troppo ampi, però magari prendendo quell'eccesso di zelo avrebbero potuto prendere anche la palla al balzo, dicendo i giocatori che comunque hanno osservato questi impegni in nazionale, invece di stare nella bolla insieme alle proprie squadre, quindi in isolamento fiduciario, che tanto isolamento poi non è, è meglio che effettivamente effettuino 5 giorni, un tot di giorni, ora non voglio entrare nell'ambito sanitario, però effettuino dei giorni di quarantena, isolamento ovviamente da soli e non con il resto della squadra. Quindi forse manca sempre quella linea comune da adottare, questa magari sarebbe stata una scelta giusta poi per tutti. Una situazione questa qui, tra l'altro, degli impegni con le nazionali, che è un tema come sempre ricorrente, lo dicevamo a inizio trasmissione anche prima del Covid, e su questo un collegamento al Napoli c'è, perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha proprio twittato le parole di quello che, a mio avviso, per dare un parere non richiesto, è uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, ovvero Pep Guardiola. Ha detto la UEFA e la FIFA stanno ammazzando i giocatori. In una situazione del genere, con impegni già, come dire, belli concentrati, far spostare i giocatori, quindi non solo si aumenta il rischio infortuni, ma il caso dell'Italia è emblematico, aumenta il rischio Covid, insomma. C'era bisogno forse di un pochino di attenzione in più, perché il
si sta veramente mettendo a serio rischio l'integrità del campionato. Ecco. Molta attenzione in più, si poteva assolutamente organizzare meglio anche questo percorso di qualificazioni verso il mondiale, il Qatar. Magari inglobarle in un unico luogo, in una serie di stadi in più stati, però assolutamente non permettere calciatori di girare l'Europa, persino per molti girare il mondo, perché ovviamente c'è un rischio molto molto alto, lo immaginavamo, ne abbiamo parlato sì. anche nelle scorse settimane, in più ci sono anche le varianti, queste nuove problematiche derivanti anche da chi già contratto il Covid e poi ancora una carica virale diversa, quindi le problematiche sono davvero molte, l'abbiamo detto anche nei mesi scorsi, persino i calciatori sono stati impiegati per numerose amichevoli, ma non era assolutamente il caso, ma soprattutto tre impegni così ravvicinati, Covid a prescindere, ma fisicamente si molto è veramente stanchi, cioè si va veramente verso l'usura del calciatore e mancano ancora tante giornate di campionato, quindi sono assolutamente d'accordo, ma come non esserlo con Guardiola? No, assolutamente, infatti il discorso è che ci sono tanti temi che vanno ben oltre il calcio, manco come dire a farlo apposta in ottica europea, l'Italia è con una spada di Damocle da parte dell'UEFA, deve rispondere in tempi brevissimi perché l'UEFA è intenzionata a far giocare le partite del prossimo europeo che ci saranno a giugno, quindi neanche a dire chissà quando, vuole almeno la capienza del 25% di tutti gli stadi. Al momento l'Italia non sembra intenzionata a dare risposte, insomma ci sono tanti temi, tante situazioni collegate al mondo del calcio che vanno ben oltre, e lo abbiamo imparato nell'ambito del Covid, il semplice rettangolo di gioco. Rettangolo di gioco, Ale, che ha dato nel nostro pronostico della settimana scorsa, nella partita da dentro e fuori, dà un punto al Benevento con quel pizzico di rammarico, insomma il Parma ha pareggiato all'88esimo con Mann, sarebbero stati forse tre punti, non solo tre come tali, ma forse anche sei, in quanto contro una diretta concorrente per la salvezza. Sì, sarebbero stati punti molto pesanti e importanti, anche perché, come abbiamo analizzato già nelle scorse puntate, sia di Sport 91 Live che di Prima Serie A, il Benevento è chiamato a più gare abbastanza impegnative, sì. ovviamente, quindi avrebbero fatto particolarmente comodo, però possiamo dire che per una volta il Parma ha rimontato e non ha subito la rimonta. Sì. Quindi c'è questo dato particolare da registrare, partita sicuramente briosa anche per i tanti gol, situazione che in fondo alla classifica, a parte forse le ultime tre forze della Serie A, però per quanto riguarda le altre il gap resta comunque corto, ma io resto comunque ancora per questa settimana dell'avviso che il Benevento basta un filotto, basta qualche punto in più e la salvezza è più che alla portata. Sì, questo l'abbiamo già detto nelle scorse settimane, comunque confermiamo. La rosa del Benevento è una rosa importante, sì. Io credo che la vittoria contro la Juventus a Torino possa aver dato quella carica in più, e le prossime partite devono essere importanti proprio per ottenere quella che è una salvezza che sulla carta è raggiungibile per gli uomini di Inzaghi. Benevento che nella prossima giornata sarà impegnato contro il Sassuolo, come dicevamo all'inizio il campionato, anzi le competizioni ai tempi del Covid sono molto concentrate, si gioca subito, domani sera ci sono partite di recupero a causa dei focolai Covid, ma c'è la Champions League, c'è questa sera, c'è domani sera, giovedì la Roma è impegnata contro l'Ajax e poi nel fine settimana si ritorna a giocare, dunque guardiamola. La grafica della giornata numero 30 che si apre con uno scontro salvezza importante tra Spezia e Crotone, poi c'è Parma-Milan, Udinese-Torino, domenica lunch match tra Inter e Cagliari alle 15, Verona-Lazio, Juventus-Genoa, Sampdoria-Napoli alle 18, Roma-Bologna, Fiorentina-Atalanta è il posticipo della domenica, mentre invece, appunto, come si diceva, Benevento-Sassuolo chiude la giornata numero 30. Ale, anche qui partite interessanti, potrebbe spiccare un Fiorentina-Atalanta molto molto interessante, l'Inter può continuare il suo sogno contro il Cagliari, Roma-Bologna partita molto meno scontata di quello che può sembrare, poi la Sampdoria che tanto ti è piaciuta ed è finita al primo posto della tua partita della settimana, va a giocare in casa contro il Napoli, insomma anche qui una partita che può essere molto interessante.
Sì, partita molto interessante, sono curiosa di guardare anche la stessa Parma-Milan per recuperare i discorsi precedenti, per vedere ovviamente questa reazione da parte del Milan, ma anche la reazione da parte del Parma, quindi vediamo questi pareggi consecutivi, chissà se magari qualche sorpresa la può nascondere, anche se credo che il Milan comunque riprenda la sua corsa. Interessante anche Spezia-Crotone, sì, perché il Crotone sinceramente mi è piaciuto, quindi vediamo se si dovesse riconfermare anche con lo Spezia. E Benevento-Sassuolo, l'abbiamo detta, gara super aperta, e mi aspetto il Benevento di inizio campionato, quindi magari tanti gol, partita vivace, e chissà se effettivamente possa dare una bella sterzata alla classifica, anche perché sono tutte molto vicine, vediamo dal Benevento fino al Bologna praticamente, anzi persino ci butterei dentro forse anche la Samp, sì, con qualche scontro diretto, ovviamente i punti comunque basta un filotto di un paio di vittorie, comunque le altre che perdono terreno, quindi un'altra giornata molto interessante, però ovviamente in questa due giorni di recuperi ed Europa, anzi tre giorni perché mi butto anche ovviamente, sì, sponda Roma, vediamo, anche perché ci sono gare importanti, quindi di ben altro calibro. Tante partite e tanti gol, lo avevamo anticipato, abbiamo i filmati della settimana scorsa tra Sassuolo e Roma, tanti gol, ma una Pasqua un po' più amara invece per la Casertana, qui chiudiamo il nostro consueto focus, certamente una partita non facile al Pinto contro una squadra che nelle parole di mister Guidi è costruita per stare nei vertici, insomma, del campionato, però una sconfitta per la Casertana che deve far riflettere in vista di un prossimo incontro che è quello di lunedì sera, la trasferta a Viterbo, insomma la Casertana vuole continuare il sogno playoff, però una sconfitta contro il Palermo potrebbe un pochino intaccare questo cammino secondo te? No, non credo, permetterà solo a mister Guidi di bacchettare un po' di più i falchetti, ma soprattutto di lavorare sulla psiche dei rossoblù in questa fase molto importante del campionato. Casertana, che ovviamente già abbiamo detto, ha conquistato, sì, la salvezza, quindi è proiettata verso il miglior piazzamento playoff, si spera. Ovviamente mi ha ricordato un po' Napoli-Crotone, diciamo, poi si è giocata, sì, prima, però la somiglianza era quella con il Palermo, che è stato un po' il Napoli, infatti subito 1-2 in avvio con questa doccia fredda da parte della Casertana, sì, poi grande prova d'orgoglio e di carattere dei falchetti, che comunque fino alla fine sono sempre rimasti in partita, hanno cercato sempre di mettere in difficoltà il Palermo con tantissimi giocatori che possiamo ricordare, sì, anche dalla vecchia Serie A e dai fasti di un tempo, ovviamente parliamo di squadre di un blasone, di un fascino eterno, differente, sì, a prescindere dalla categoria. Casertana che poi è chiamata a una serie di impegni importanti e soprattutto dai due derby casalinghi che ci saranno nelle prossime settimane, a differenza poi della Serie A, la Serie C è stata intelligente poiché, visto che ci sono tantissime gare da recuperare, ha eliminato il turno infrasettimanale proprio per permettere i recuperi, ha fatto slittare la fine del campionato, quindi per alcune squadre ovviamente sarà un cammino un po' più agevole senza troppe partite consecutive. La Casertana ovviamente è una di queste. Sicuramente è un campionato differente con meno impegni, ma comunque un campionato competitivo. Ale, in chiusura un tuo pensiero, mai pronostico perché insomma non ci piacciono, però un tuo pensiero sulla trasferta di lunedì a Viterbo. È una trasferta molto molto delicata, lo insegnano anche gli scorsi anni, ma sono assolutamente fiduciosa, siamo scaramantici quindi non facciamo pronostici, però ho detto già abbastanza, quindi secondo me potrebbe andare bene per i falchetti, sono molto fiduciosa, poi comunque c'è il fascino del Monday Night, quindi sì, ci sta tutto. Un campionato differente, insomma la Casertana che si augura mister Guidi possa proseguire il sogno playoff dopo una salvezza raggiunta, lo ricordiamo perché è sempre a mio avviso opportuno farlo, la situazione della Casertana a dicembre, tra soprattutto problemi di squadra, di gioco che non arrivava, ma anche di un focolaio Covid che ha veramente decimato i falchetti, ha ripreso con grande, grande forza, grande coraggio la stagione in mano, è arrivata una salvezza
che fino a qualche mese fa era davvero insperata e conseguentemente un rinnovo, a mio avviso, meritato di Mister Guidi. Dell'analisi dei falchetti noi ne parleremo la prossima settimana. Questa puntata di Sport 91 Live termina qui. Io ringrazio come sempre Alessia Bartiromo per i suoi contributi. Do appuntamento a Prima Serie A venerdì alle ore 21:30, con me invece l'appuntamento è al tavolo della domenica sera alle ore 21:30. Alessia, grazie come grazie sempre. Grazie a te Francesco, grazie. Ci vediamo martedì prossimo, grazie a voi per averci seguito, arrivederci e buona serata.